Il Centro Studi Americani firma un protocollo con l'Università di Urbino. Si rafforza quindi una collaborazione anche con questo territorio. Sì, esatto. Il Centro Studi Americani mette a disposizione delle università e quindi da oggi anche dell'Università di Urbino, fondamentalmente le cattedre di storia e letteratura americana, ma non solo, il patrimonio librario del nostro Centro Studi, oltre 50.000 volumi, ma poi tutte le banche dati che sono collegate con il WorldCat, quindi questo sistema di oltre 50.000 biblioteche per cui si potrà fare ricerca anche da remoto. Questo è importante perché è evidente che non sempre gli studenti e i professori di Urbino possono accedere direttamente a Roma, anche se il palazzo merita una visita, ma dicevo da remoto con le credenziali che noi diamo alle università convenzionate possono accedere, fare ricerca, studi. Questo è uno dei servizi. L'altro è quello dell'utilizzo della sede e terzo la possibilità di organizzare iniziative ed eventi insieme, usufruendo anche delle potenzialità e delle competenze che Urbino ha in termini di professori, di dottorandi e realizzando iniziative non solo di storia e letteratura americana ma anche di geopolitica, di scienze politiche, di economia. Qua ad Urbino è stata portata, oltre la firma di questo protocollo, anche una notizia che è proprio fresca fresca. Esatto, è ufficiale la notizia, poi i passaggi burocratici faranno sì che le risorse arriveranno nel 2023, ma Urbino, l'Università di Urbino, quindi l'Ateneo, poi chiaramente ne usufruirà secondo le indicazioni del Rettore, è stata inserita tra le università che usufruisce di un progetto, che beneficia di un progetto American Study Initiative, che sono un contributo che l'ambasciata americana attraverso il Centro Studi mette a disposizione delle università che hanno cattedre di storia e letteratura americana. E quindi mi sembra, come dire, di buon auspicio anche questa notizia, che maturerà poi i suoi effetti nel tempo, ma che rafforza ulteriormente i rapporti anche, oserei dire, transatlantici, vivendo e occupando un territorio qual è l'Occidente, dove i valori di libertà e democrazia sono sicuramente valori dominanti. Dal punto di vista della didattica significa moltissimo, perché sia a livello individuale di classe, cioè di docente con la sua classe, sia a livello invece di studenti che vogliono andare a fare stage o seminari per conto loro, il centro offre delle ottime opportunità di viaggio, di ricerca, eccetera. Oltretutto organizza molti eventi anche online che quindi potranno essere seguiti per esempio anche dagli studenti non frequentanti, lavoratori o chi perde una lezione in presenza, e quindi vanno a integrare quella didattica che noi poi facciamo in aula. Urbino, Roma, ma Urbino e l'America più vicine nel mondo dello studio. Abbiamo firmato questa convenzione per appunto far avvicinare ancora di più, se fosse possibile, i nostri studenti, ma anche i docenti, al mondo e alla cultura americana. E mi fa molto piacere perché appunto si crea un'altra occasione per internazionalizzare le attività di studio, di ricerca di chi frequenta la comunità dell'Ateneo, quindi penso che sia un fatto molto positivo. Mi fa molto piacere aver trovato nel direttore Sgalla insomma, una controparte valida. Ringrazio anche la collega Calanchi che diciamo, ha fatto la proposta di adesione a questo centro studi.